presentato due progetti. Forse due. L'oggetto di questa delibera, proposta di delibera consigliare, lei è il primo progetto presentato in data 18 marzo, giusto? Dopo che sta a me, l'ufficio tecnico, a c'è stata un'altra variante. Me lo dici il 23 di luglio, il 23 di luglio è stato dato un parere favorevole della commissione edilizia. Sì. Il 23 di luglio, l'8 di settembre, si poteva, a mio avviso, fare un consiglio comunale, anche per comunale, dando la possibilità di fare una ricostruzione. Straordinario per favorire un cittadino, va bene, d'accordo, come mi ha fatto, e questo non è fatto, tu sul discorso prendiamo atto, non dire che è, prendiamo atto, prendiamo atto che tu non hai fatto, non posso entrare, chiedo io a te, hai tu assessorato di competenza, tu hai una conoscenza che è molto più specifica, allora consigliere non di competenza, visto che te devi formare, tra virgolette in qualche modo, mi trovo due pratiche, ok, per lo stesso argomento, caro, che posso entrare nella testa che ci presenta la pratica o dell'architetto? Quella che discutiamo adesso è la mezza. Dai, Montemezzi, se te vuoi capire ti capisci, te lo spiego anche stamattina, se non te vuoi capire, la fa polemica, non è un problema da questo punto di vista, non è un problema. Vi ripeto, chiedo anche a tutti i consiglieri, compreso il vice sindaco, di chiudere questa partita sul relativo quando abbiamo fatto una cosa di questo genere qua. Ripeto, tutti i cittadini hanno diritto ad avere uguale trattamento e se non sono stati soddisfatti da tutti gli strumenti che vuole. Come l'amministrazione ha tutti gli strumenti per verificare se le pratiche edilizie sono corrette o no. Punto, chiaro, non voglio entrare in altri argomenti. Ripeto, se no chiedo se segreta un'altra volta, se te vuoi capirla, se non te vuoi capirla lì stesso, che siamo chiuso. Noi abbiamo portato una delle due pratiche perché era l'unica completa, l'altra non era completa, va bene? Luciano, va bene. Qua è il consiglio comunale. No, è su una pratica, sì. La proposta che delibera e deroga. Ok, e deroga. Perché non dobbiamo istruire la area agricola. Sì. Posso chiedere, avere il diritto di chiedere delle citazioni in merito? Sì, c'è punto di domanda. Sulla pratica? No, no, sul mondo. No, sulla pratica? Sì. Se viene a chiedere sul mondo. Ma sono io a chiedere sul mondo. Su cosa sento via chiedere? Dimmi anche a me. Cosa vuoi sapere? Ti ho detto che la pratica è quella là. È quella l'unica ripetuta che stamattina è quella che è fornita di pareri, sovrintendenza ai beni ambientali e sovrintendenza ai beni architettonici, forse. Dopodiché questa le spedevo, non ve ne altre, il resto, le unite all'edilizio, questa pratica è iniziata 5 anni fa da Professa Chiara, con una richiesta di fattibilità. Volte che ne fermo tutto il percorso 5 anni fa, chiamiamo l'idea. Sì, non te lo dimando mia perché noi mezzo che c'è anche qua cosa sta qua, ma al di là di quella, la gara 5 anni sta pratica qua, io. Oh, forza. Potete c'è anche dopo questa passata qua, probabilmente, perché la pratica lì, la gara anche a prima, la gara anche a quando te che sei lì la richiesta di Vagliante c'era anche qua, è venuto qua anche lui. Sì, ma lo capisco, ma se te vuoi fare tutto il percorso, te lo fa tutto il percorso. Perché se ti chi quando si sta a fare il fermo, quando è l'altro discorso. E qua? No. Faccio un'ultima considerazione dopo me ne faccio. Forse non ci siamo capiti prima, e quello che volevo dire io non è il fatto di preferire qualcuno nei confronti dell'altro. In questa sera ci è stato spiegato certi tempi tecnici. Quello che dico io è che forse aver avuto un rapporto migliore, forse anche da parte degli uffici tecnici, con la persona interessata, forse poteva evitare. Ma per migliorare i rapporti umani, se io ti do del figlio di, penso che crei un distacco o no? E su questo, non è finita qua stasera, non è finita. Perché a un certo punto io e i cittadini sono uguali tutti e sono un cittadino anch'io. E come ripeto tante volte sono seduto qua, ma sono stato seduto lì e altre volte mi sento qua. Voglio essere tutelato, però se penso di andare in ufficio e trattare le persone, specialmente le donne, visto che abbiamo parlato di poche rosa, prima un po' di strisce rosa, dando delle figlie di. Non mi sembra che sia eccessivo per instaurare un rapporto amichevole. Io ho visto l'articolo,
quindi mi è venuto detto anche tutte le altre cose che forse voi non sapete, ma che sono anche successe. Quindi agevolare una persona che ti prende da quel punto mi sembra che sia quantomeno bizzarro, ok? Io non dico che uno deve comprarsi, è garantarlo male come tutti, ok? Questo è il concetto, perché viviamo in una società civile e quando ti sei in una società civile, io sono il primo a dirti che se uno ha fa delle domande dopo che aver risposto a speroni in faccia, sono il primo a incazzarmi e prendo la difesa del cittadino, però ti garantisco che in questo caso non è andata così. È stato il contrario. Se vuoi notizie sulla fondazione, il presidente della fondazione qua non è mai venuto. Siamo... Io non l'ho mai conosciuto. No. Quello è vero, perché questo non è mio presidente della fondazione. Allora. Non è mai venuto. Mi risulta, no, aspetta, non è finita. Mi risulta che su questa questione la maggioranza della fondazione sia dimissionaria. No, potrei un po' più avanti, potrei andare avanti, questo. E fate il punto di questa sera, no? E fate, basta, secondo me abbiamo già parlato. Prego, sono altri interventi. Volevo chiedere soltanto che vediamo parere favorevole alla modifica del PRG, ma che comunque l'assessore e chi è interessato e gli uffici seguono bene questa parte. Non c'è dubbio. Chiedo solo questo. Faremo tutto il possibile per favorire i cittadini. Cittadini. Mi sembra favorevole. Contrari. Astenuti. Molesti. Abbiamo poi il punto 8. No. Va bene, dai, immediatamente eseguito. Regolamento di contabilità, comunicazione e prelievi del fondo di riserva, sono due delibere, mi pare che sia trovato memoria, una su della benzina, l'altra. Vediamo un stati fatti acquisti carburanti per 2.000 euro, contributi al settore sportivo per 5.000, contributi sotto assistenziale per 3.000. Quindi andrà ratificata. Bene, prendiamo atto della comunicazione, interrogazione, interpellanze, CISI. Soltanto un'interrogazione, mi sembra chieda. Premesso che il Consiglio Comunale è socio del CISI, che la situazione del consorzio CISI è quanto mai drammatica e seria, è fatta dal consigliere Mirko Moleschi. Il Comune di Nogaro dovrà probabilmente farsi carico di una quota rilevante del debito del consorzio, che di queste situazioni i cittadini di Nogaro sono venuti a conoscenza solo esclusivamente dalla stampa e dal quotidiano L'Arena, che dall'articolo di mercoledì 3 agosto si viene a conoscenza di una riunione indetta per il pomeriggio successivo all'uscita dell'articolo di tutti i soci del consorzio, chiedo che il sindaco e la giunta riferisca in consiglio comunale possibilmente alla prossima seduta utile la situazione reale e attuale del consorzio, chiede inoltre porti una conoscenza a tutto il consiglio e a tutta la cittadinanza nogarese del contenuto delle riunioni citate in premessa e che vengano esposte eventuali decisioni tutte a passi per risolvere la questione. Nello specifico chiedo quale strategia intende adottare il comune di Nogaro. Allora, da questo punto di vista io ho fornito stamattina quello che era stato l'argomento del CISI, voi sapete che il CISI è una situazione fallimentare. Fatto CISI con uno bilancio, quindi un debito sicuramente di 5 milioni di euro, forse dai 6 milioni, 6 milioni e mezzo di euro, dipenderà poi da come andrà la procedura, è in procedura di concordato con confusione perché non si riesce a capire se il concordato sia andato a buon fine, in quanto ci sono due versioni contrastanti, il concordato sia stato accettato con la maggioranza del 51%. E altri che testimoniano che non è stata raggiunta la maggioranza del 49, la questione è in mano al giudice che dovrà decidere, penso in questi giorni, se il concordato è stato accettato o meno. Siamo in situazione di ulteriori difficoltà, quindi nella delibera citata dal consigliere Moleschi del 3, l'assemblea ha votato contro
la gestione commissariale, quindi di fatto complicando ulteriormente la questione, una vicenda vecchia che si ripercuote da molti anni. Infatti oggi CISI è svuotato di competenze, quando tutte le competenze che erano del CISI sono passate alle CISI e alle altre società collaterali, e comunque non è più operativo di fatto, e quindi è una società in piena situazione fallimentare in tutti i sensi. Nella seduta del 3 l'amministrazione comunale non ha votato, non ha partecipato alla votazione, citando il fatto che non voleva sentirsi coinvolta in una procedura che era disastrosa per le finanze pubbliche e che comunque non ci sentivamo coinvolti in nessuna risoluzione proposta. Tenete presente comunque che l'assemblea in questo momento è di fatto esautorata, perché la maggioranza delle azioni CISI e del campo, per chi si occupa di acque della parte orientale della provincia, e quindi di fatto la partecipazione dei soci è assolutamente simbolica, in quanto le decisioni del campo sono influenti in grande maggioranza. L'unica cosa che posso dire da questo punto di vista è che, ripeto, è stata fornita anche una relazione, è stata fornita una relazione ai consiglieri, è stata presentata dal dottor Ghisi, dall'avvocato Ghisi, non so che titolo abbia, che era il curatore della procedura concordataria, un esposto all'autorità giudiziaria per interrompere i termini per eventuali rivalse dei confronti degli amministratori che abbiamo appoggiato a questo punto. Quindi in questo momento siamo in attesa di ulteriori notizie. Dal punto di vista nostro, esiste una situazione per certi versi migliore di altri comuni, nel senso che le passate amministrazioni sono riuscite ad ottenere un equilibrio tra entrate e uscite favorevole al comune, e quindi diciamo che formalmente il comune vanterebbe crediti nei confronti del CISI anche di somme consistenti, circa 200.000 euro. Da questo punto di vista c'è una contestazione che viene fatta dal CISI, per canoni non pagati, in cui si chiede di ritorno al comune di Nogara una somma equivalente a quei 200.000 euro, anche qualcosa di più. Devo anche dire che in sede concordataria, poi il concordato non è passato, quindi la situazione è confusa in questo momento. Il comune di Nogara è stato ammesso come chirografaro per 200.000 euro in attivo, cioè a vantaggio nostro. Dobbiamo anche dire che comunque, sia che vada in porto il concordato, sia che vada in porto il fallimento, sicuramente il comune non riuscirà a recuperare i 200.000 euro, che non c'è capienza patrimoniale per riuscire a avere indietro questi soldi, che riguardavano il servizio della raccolta dei rifiuti. L'ipotesi che si faceva il concordato era del 26%, per quanto riguarda il fallimento non sono in grado di dare notizie, perché non era idea. Prego. Ah, niente, ti volevo solo chiedere, sai se il comune di Nogara deve pagare qualcosa? In caso? Secondo me no. Ma lo dici te o ci sono dei dati? Secondo me no, nel senso che farebbe giudici fatti anche a favore della finanza Coca-Cola su altre cose, sembrerebbe non essere accanto al comune, comparerebbe anche quello che l'ha. Un giudizio supportato, mettiamola così, però secondo parte le cause. Però un giudizio in questo momento. Devo anche dire che non abbiamo contestazioni precise. Cioè, nel senso, solo da parte del curatore che diceva questo debito potrebbe ricadere in cascata. In realtà CISI è società assolutamente giuridicamente perfetta, e quindi da questo punto di vista con carico suo di... Come si fa ad arrivare a 7.000 di buco? Come si fa ad arrivare a 7.000 di buco? Devo dire che ho delle opinioni, ma non ho certezza. Te lo puoi dire queste opinioni? No, nel senso che non ho certezza, quindi non deve andare a... Io credo abbiamo fatto richiesta al curatore fallimentare di alcuni documenti che sono stati comunque prodotti, ma che non ci sono stati al momento prodotti, quindi non sono in grado di... Beh, è evidente.
è evidente che la gestione è stata fatta da questo punto di vista. Se avrò, appena avrò, mi farò carico di, a questo punto non c'è alcun dubbio. Attendo. Non te lo dico, no, perché non voglio. No, no. Sai che abbiamo avuto anche una discussione riservata, qui ho espresso alcune opinioni, ma siccome sono opinioni e non ho alcuna certezza, la questione è assolutamente delicata. Certo. Proposto? Posto? Sì, io non sono, sono in parte soddisfatto, però perché posso te lo dico. Ok, sono in parte soddisfatto. Resta il fatto che 7 milioni di punti. Ripeto anche quello che probabilmente se poteva anche fermarsi prima, se doveva arrivare a 7. Ripeto quello che ho detto. E sarebbe il caso di coinvolgere anche quelli che c'erano prima, no? Chiedere conto di questi di questo buco. Se è interessante dal primo giorno della nascita del Cisi fin al 31-12 scorso. Perché insomma arrivare a 7 milioni di punti. Ce ne vuole, eh? Non c'è dubbio. Com'è? Non c'è dubbio. Quindi, se si può, magari. Anche da parte dell'amministrazione, se è possibile. Vorrei anche precisare quello che ho detto anche stamattina. Sì. Tutti i consiglieri sono abilitati a fare tutte le indagini che vogliono. È chiaro che magari l'amministrazione in questo ufficiale. Certo che se lo fai te, sindaco, hai molto potere di me o di altri. Io ti assicuro che questo risulta anche dal verbale dell'ultima assemblea del CISI che ho chiesto formalmente a una. No, ma io ti credo, sai, dico che se le faccio io, appunto, se non si sente loro. Adesso il sindaco Flavio, Flavio, voglio dire che sicuramente dà più peso se fai la domanda come amministrazione e non come singolo. No, sono d'accordo, ma non è che ci voglio sottrarre. No, ma io non dico questo, dico che la situazione che secondo me va monitorata bene e non stai sotto, insomma. No, nel senso che non è escluso che se ci fossero rilasce patrimoniali nei confronti del comune, il comune stesso, oltre che ad altre cose, potrebbe tentare di rivalersi anche sugli amministratori, anche se procedure. Vabbè, ho capito. Però può essere. Cioè, perché tu? Può essere. L'ha fatto Busola? Può essere. Perché sia nato così, non c'è niente da fare. Bene. Comunicazione del sindaco, io vedevo dare una comunicazione che invito tutto il consiglio per il 21 alle ore 11 presso l'ospedale. 21? Sì, parla sì, ho molti sbagliati. 21 alle 11. No, 21, sì. Il 21 alle ore 11 ci saranno il dottor Maniscalco, che sarà il nuovo responsabile del reparto psichiatrico dell'ospedale di Nogara, che verrà istituito appunto, spero, termini di tempo non lunghi, e il dottor Crotola, che è responsabile sociale, che esporranno il piano di riconversione di una parte dell'ospedale stesso. Quindi invito tutti i consiglieri a essere presenti in questo punto di vista. Non ho capito dove. L'ospedale. Se ci fossero, variazioni di aperto, però in questo momento la comunicazione è formale. Invito tutti. Il invito consigliere Fontanieri, che è stato anche qui questa sera, di dare notizia sulla venuta costituzione del gruppo di lavoro della biblioteca. Sì, dopo un anno e mezzo è stato colmato il vuoto che si è creato nel gruppo di lavoro della biblioteca. Secondo il regolamento della biblioteca è stato fatto un bando pubblico, nel quale chiunque poteva presentare il proprio curriculum, sono arrivati con il curriculum, sono state nominate le persone che avevano presentato il curriculum. Quindi è stata nominata Banco Guagliato Barbara, Maestra di Fernanda, Cioli Patrizia, Vincenzo Sofia, Bianchini Stefano. Questo gruppo ha funzione prettamente costruttiva e organizzativa, senza però una, diciamo così, una funzione gestionale, nel senso della parola. Inoltre è stata delegata dal sottoscritto, il consigliere Massignani, di interfacciare con il gruppo di lavoro e di essere quindi da collegamento tra amministrazione e il gruppo di lavoro stesso. E, comunque in ogni caso al di là del gruppo di lavoro è chiaro che la biblioteca è aperta a tutti coloro che volontariamente vogliono aiutare l'attività. Su questo penso che faremo comunque anche qua un avviso pubblico a breve, nel quale tutti coloro che hanno buona volontà e vogliono contribuire al crescimento culturale del nostro paese penso che siano ben accettati. Tutto qua.
posizioni, le domande approvate sono state pari a 28.000 euro complessivamente e andremo a erogare la quota parte alle famiglie interessate entro la fine del mese di ottobre. Allora, la comunicazione che dal 7 al 23 ottobre ci sarà la 25esima festa delle succulenose, abbiamo l'onore di avere 9 cucine che partecipano, quindi sicuramente è stato 25. Dal 7 al 23 ottobre. Quindi sicuramente c'è una necessità di. Adesso stanno in una grossa campagna pubblicitaria, quindi comunque ci stiamo preparando per dare il giusto ruolo alla festa e anche, visto che è un quarto di secolo, portare avanti questa cosa che è partita da circa un anno. Gestita da Ventino Gara, quindi il comune, per un loco che si è legato in questo. Ventino Gara è un qualcosa che era terminato l'anno scorso come gruppo di lavoro e quindi si è tenuto di e i componenti che erano prima? I componenti in che senso? In che senso? Ventino Gara era formato con la componente amministrativa, no? Diciamo che l'organizzazione e la collaborazione tra queste entità che lavorano insieme e che preparano la festa e che hanno intenzione di fare una festa. Avremo un consiglio comunale entro settembre, certo, per la verità.
della situazione attuale. Sul piano casa era stato fatto non dico stavolta, però visto che era due anni di tempo, come sai, no? Che avevo fatto il piano casa, e praticamente è stata una prova di vedere chi partecipava, chi era per queste cose. Adesso le fa, è rimaneggiato, quindi è un altro strumento. Che va chiaramente a prendere il posto delle persone. L'ipotesi di facere funzionare la giornata stamattina è che questo piano casa sia un'ulteriore prova perché le regolamentazioni di liberalizzazione, compresi questo piano casa, diventano poi legge della regione Veneta come mezzo per le costruzioni. Questa è l'ipotesi, quindi assume un'importanza rilevante. E da questo punto di vista abbiamo fatto questo incontro in questa fase conoscitiva, adesso faremo un incontro all'interno degli uffici per verificare l'applicabilità nostra, perché ne abbiamo, ma non tantissimi, abbiamo dei margini di discrezionalità sulle applicazioni stesse del piano casa, e andremo per dire se noi non applicassimo il piano casa entro novembre la liberalizzazione sarebbe totale, cioè se fa, allora siccome invece in realtà noi vorremmo un po' di controllo su questo territorio avere,